allora andiamo, annunciare sostituzioni. Andiamo verso la conclusione. Qui c'è un messaggio per te, Gianfranco, che insomma è caruccio, e perché è scritto da una donna, si firma Luisa da Montesilvano. Ha scritto: caro Gianfranco, tu hai detto che quando eri giovane eri un gigolò, ma i gigolò non sono uomini alti, belli, affascinanti. Io Gianfranco, un uomo alto, bello, affascinante, non ce lo vedo proprio, né quando era giovane né adesso. E questo è bello come messaggio. No, non ho detto che è bello, ho detto l'ha scritto una donna. L'ha scritto una donna per dirmi che cosa. Cioè, praticamente non, se non ero bello, non ci credo. Che cazzo posso fare? Se lo voleva alto, bello, slanciato, probabilmente tu non lo sai. Perché si può essere anche basso, ma che una varra. Perché tanto, c'è capito? Sempre il detto, cioè, nella botte piccola. Capito? Nella ecco, puoi avere, capito? Nella botte piccola. Ecco, se lo vuoi capire, poi lasci perdere. Perché tu devi sapere che l'uomo alto, guarda com'è, guarda, guarda il dito. Sì, l'uomo sì. Basso, guarda che roba. Questo io ti rispondo così. Si vede che sei una donna che tu non capisci, il sesso non lo capisci, capito? Vabbè. Lasci perdere, mo. Non è il mio caso, per l'amor di Dio, passate capire, fiasche per fischi, per l'amor di Dio. Va non bene, qui qualcuno rimembra... Neanche il mio che sono alto, però. Perché... No, io vorrei poi semplicemente, mi dovete spiegare come si deve... Io vorrei che tu Malachia. Mi spiegassi come si deve soffiare il naso in diretta, se uno sa soffiare un naso. Sì, qualcuno ha scritto maleducato, cacciatelo, si soffia il naso in diretta. Ma io non so, guarda, a me ci sta da cadere, da lì non c'è uno, si deve soffiare il naso, gli sta con che c'ha il raffreddore, non si può soffiare il naso, c'è come da fare, me l'ho spiegato, scusate, come fanno gli altri? Insegnatemelo, può darsi che io non lo so. Non lo so, uno forse resiste, poi dopo la prima pubblicità... Ma se ti colo il naso, che cazzo resisti? Quando c'hai le coliche riesci a resistere a chiudere il buco del culo? No, dai! Ti cacchi sotto, ma quando ti le coliche, ma tu ti rendi conto che cos'è? Non ce la fai neanche ad arrivare al bagno, già ti caccate sotto. Ho capito. No, è che siete nel cervello, non tenete niente, uno sa soffiare un naso, soffiare un naso. Io non lo so, a me mi sembra talmente strano. Normale. È poco educato. Non lo so come... Fatemi vedere come vi soffiate il naso voi. Vabbè, lo scrivono apposta per farti arrabbiare. Ma no, a me non mi facete arrabbiare per niente. A me di voi, proprio, a me, ho detto sempre della gente. La gente non esiste. Per me la gente non esiste, ne me ne freghi niente. Come i poeti maledetti. Non esiste proprio, non li vedo proprio. Esiste. Io vedo solo le persone educate, responsabili, buone. La gente sofferma, ma questa gente qua che fa le battute pur di prendermi, non me ne frega niente. Quando ci sarà altre trasmissioni, i messaggi, questi voi finiti, ce ne sarà una, non passeranno più. Poi leggete, leggete, non la vedete, la trasmissione, fate una cosa, non la vedete. A me fate una grande cortesia. Un tempo dicevi, come che diceva, Cagnete Canale. Cagnete Canale. Quando cazzo, no, non sembresse che volesse, vedesse la trasmissione e ti inizia a dire quello che vogliono loro. Me ne frego. Invece io. Non cambiate e a chi chiede, per chiudere. A chi si è mai risultato che abbia mai detto rimanete con noi, come fa Montalbano? No. Nel Gnagnar Canale. Che non sono gnagnagnagni canale, non ho capito. Nelle altre televisioni rimanete con noi. Vi ho detto mai una cosa del genere? Mai! E non ve la dirò mai. Anzi, mi sono detto Cagnete Canale. Oh, vedete quanto siete stupidi. Allora, chi ha chiesto a proposito di arbitri, perché non lo